Emanuela è di famiglia benestante e lavora come personal shopper. Fabrizio è un rappresentante di una marca di abbigliamento. I due si sono incontrati in uno showroom. Lo notai subito e non riuscivo a staccarmi gli occhi di dosso. E anch'io devo dire che ricambiavo con estremo piacere la cosa. Emanuela mi è sembrata una donna molto sicura di sé. Mi sono deciso di voler conoscere e quindi una volta uscito dal negozio l'ho aspettata di fuori. Si è messo a chiacchierare, ad attaccare bottone, a parlarmi anche del suo lavoro. Insomma, per farla breve, la stava tirando un po' troppo per le lunghe, così ho tagliato la testa al toro. L'ho invitato a cena. Volevo conquistarla e alla fine ci sono riuscito. O forse è stata lei a conquistare me. Dopo quell'incontro e un breve periodo di fidanzamento, il riservato Fabrizio e l'intraprendente Emanuela decidono di sposarsi. Eravamo innamoratissimi e sebbene noi avessimo due caratteri diversi, secondo me l'intensità del nostro amore è riuscita comunque a colmare queste differenze. Io sono sempre stata abituata a fare tutto di testa mia e devo dire che, con Fabrizio ho sempre avuto terreno fertile da questo punto di vista. Dopo 5 anni di matrimonio, però, quelle differenze emergono sempre di più e soprattutto Fabrizio comincia a risentirne. Mi accusava che volevo sempre comandare la bacchetta, che volevo sempre decidere tutto io. Ero io quella che prendevo le decisioni e lui era quello che abbozzava. Voglio dire, ognuno ha il suo carattere. Io ero ancora follemente innamorato di Emanuela, solo che il lato così predominante e superficiale del suo carattere cominciavo a non sopportarlo più. A condizionare sensibilmente anche la stabilità della coppia ci pensa un altro avvenimento. Alla madre di Fabrizio viene diagnosticato l'Alzheimer. Per me è stato un colpo durissimo perché avendo già perso il padre molti anni fa e io poi sono figlio unico per cui era l'unica persona della mia famiglia. Fabrizio praticamente non c'era mai. O era al lavoro o era a casa della madre ad accudirla. Emanuela continuava a dirmi che avrei dovuto cercare qualcuno che si occupasse di mia madre giorno e notte per l'assistenza. Fortunatamente Fabrizio si è lasciato convincere e ha messo degli annunci per trovare una badante che stesse con la madre giorno e notte. Speravo di avere Emanuela vicino, ma invece lei per l'ennesima volta se n'è fregata. Dopo aver incontrato diverse badanti, Fabrizio, un pomeriggio di primavera, riceve per un colloquio Anna, un'aspirante infermiera ucraina di 34 anni. Fabrizio era molto gentile, mi ha preparato anche il caffè, era proprio una brava persona. Anna era una ragazza, potremmo definirla acqua e sapone. Era molto carina ma poco truccata, vestita in modo semplice. Ci siamo fatti una bella chiacchierata e non abbiamo parlato soltanto di lavoro, ma anche di lei. Si sarebbe laureata a breve e nel frattempo cercava un lavoro per mantenersi. E Fabrizio mi ha detto di andare avanti a studiare per fare una infermiera perché ha visto in me che posso fare, perché ha visto che adoro questo lavoro. Anna era una donna forte, una che ne aveva passate veramente tante nella vita. Io invece ero abituato a Emanuela, che era una che voleva tutto subito e non ha mai faticato per avere nulla nella vita. In quel pomeriggio, sorseggiando un buon caffè, non è soltanto Anna ad aprirsi. Mi ha raccontato tutta sua vita dalla nascita. Poi, pian piano, ho visto che lui era un po' triste e mi ha raccontato che mamma era male. Anna era la persona giusta per mia madre e dovevo tenermela stretta.